Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Inizia la Quaresima, inizia il periodo di 40 giorni di Gesù nel deserto, dove viene tentato dal diavolo. Sant'Agostino dice che Gesù avrebbe potuto tenere lontano il diavolo e le tentazioni, ma se non l'avesse fatto non ci avrebbe dimostrato come si fa a vincere le tentazioni. Anche la nostra vita dovrebbe essere una preparazione alla venuta del Signore nella Pasqua. Il nostro deserto è un deserto quotidiano dove sperimentiamo sempre le tentazioni della vita che scorre. Il diavolo ci propina la ricchezza, la gloria, il potere, e tutte queste cose ci allontanano da quello che invece è il messaggio che è depositato nel cuore di ognuno di noi e che ognuno di noi è chiamato a riscoprire, non solo durante la Quaresima, ma durante tutto il percorso della propria vita. Non è semplice perché la nostra vita è un continuo fuggire dal peccato. Ci viene pensato forse anche alla prima lettura, al libro del Deuteronomio che abbiamo ascoltato, al capitolo 24, dove questo popolo in fuga dagli egiziani vaga per 40 anni nel deserto, e lì l'assalgono le tentazioni, le prove, i dubbi, ma alla fine del cammino c'è la terra promessa. C'è, come dice il libro del Deuteronomio, la terra dove scorre latte e miele, il premio finale. Gesù anche nel Vangelo si trova di fronte a queste tentazioni del diavolo, eppure Luca lo pone alla fine di tutto il discorso, non a caso a differenza di Matteo, lo pone proprio alla fine, al vertice della tentazione a Gerusalemme. Lì c'è il culmine dell'adesione di Gesù al Padre, quando proprio sul pinnacolo del Tempio dichiara definitivamente la sua adesione a Dio. Come dice, è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo, a dire la mia parola, il mio esempio, Dio stesso vince su tutto, sulle tentazioni, su tutto quello che il mondo può offrire in cambio, Dio vince su tutto. Come si fa a vincere le tentazioni? Si vincono con la fede, con la perseveranza. Si vincono proclamando che Gesù è il Signore. L'abbiamo ascoltato chiaramente nella bellissima seconda lettura di quest'oggi. Paolo che scrive ai Romani, dice: «Vicino a te è la parola, sulla bocca e nel tuo cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora credere e professare, non fare solamente della fede un qualcosa, uno scrigno che rimane chiuso in noi. La fede va professata in mezzo alle persone, va testimoniata
in mezzo ai fratelli. Un poeta francese diceva così: all'intima adesione del cuore, cioè di tutta l'anima, dell'intelligenza e della volontà, deve corrispondere armonicamente la professione esterna e viva di questa fede. Ecco, dobbiamo professare la nostra fede, soprattutto in questo periodo di Quaresima, in questo deserto che ci creiamo in questo periodo per giungere rinnovati alla Pasqua. E perché? Perché durante questo periodo, e ripeto, lo dovremmo fare anche durante tutta la nostra vita, dovremmo liberare la nostra fede dagli accomodamenti, dagli allisciamenti, da tutto quello che ce la mette a nostro uso e consumo. La fede, la Chiesa, le celebrazioni non sono un banco di vendita dove noi ci avviciniamo solamente quando abbiamo bisogno. È triste vedere quando qualcuno riceve dei sacramenti e poi dopo 5 minuti già non si ricorda neanche più di quello che ha ricevuto. Tempo addietro partecipavo alla cresima di alcuni adulti che non sapevano neanche quali erano i momenti più importanti della celebrazione e che probabilmente non hanno capito la grandezza del dono dello Spirito che avevano ricevuto, quello Spirito che di lì in avanti li avrebbe aiutati a combattere proprio le tentazioni, a testimoniare veramente con le parole e con le opere la vita stessa di Dio. Anche Gesù è stato spinto nel deserto dallo Spirito e nel deserto lo Spirito l'ha aiutato chiaramente a vincere le tentazioni. Certo, lui è Dio. Quel diavolo se lo ritrova anche, come dice il Vangelo, all'ultima ora, cioè nel Getsemani, quando l'uomo è più debole, quando forse il diavolo pensava che Gesù nella sua umanità sarebbe stato pronto a rinunciare a tutto. Invece Gesù gli dice: lo scaccia ancora una volta perché si abbandona al Padre. Sì, dice al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma poi gli dice pure: sia fatta la tua volontà, perché sa che quella volontà redimerà il mondo, salverà il mondo. Ecco, noi dobbiamo essere custodi e perseveranti nella fede. Noi dobbiamo solo essere generosi nel riconoscere Dio nella nostra vita, di fare Dio la nostra vita, di fare Dio l'essenzialità, di Dio l'essenzialità della nostra vita. E l'altro giorno partecipavo ad una conferenza di un ritiro presieduto da un vescovo che ha richiamato le promesse che i sacerdoti, i diaconi fanno nelle mani del vescovo quando vengono ordinati. Io ricordo quando ho ricevuto l'ordinazione diaconale, il vescovo, una delle domande che mi ha fatto è stata proprio questa: vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Ecco, vuoi annunziarla con le parole e con le opere? Cari amici, se noi annunziamo, non è un compito che è destinato solamente a chi viene ordinato, è un compito di tutti quanti, in principal modo anche chi è ordinato a fare un determinato servizio, ma tutti i cristiani sono chiamati a annunziare con le parole e con le opere il Vangelo. La buona notizia non deve essere una buona notizia solamente quando ci fa comodo. La buona notizia dobbiamo annunciarla sempre, tutti i giorni della nostra vita, perché traendo spunto dalla buona notizia, dal Vangelo, traendo spunto dagli insegnamenti del Signore, vedendo come Lui si è comportato di fronte alle insidie del mondo, anche noi possiamo testimoniare la fede, possiamo farla nostra e possiamo vincere le tentazioni del mondo. Cioè possiamo essere integri nella fede, conservare la nostra fede pura e presentarla al Signore al termine del nostro cammino dicendo: ecco Signore, mi hai consegnato questa fede, l'ho sporcata durante la mia vita, ma te la riconsegno pura perché così piace a te, anche per far alla fine della mia vita il regalo di farti vedere che quello che tu mi hai donato con la tua morte in croce è servito a qualche cosa. Sono un uomo puro, un uomo libero dal peccato che si presenta a te per godere con te la vita eterna che tu mi hai donato nel battesimo e che mi hai ulteriormente ridonato morendo sulla croce per me. Sia questo il nostro cammino quaresimale, sia questo l'impegno di ciascuno di noi verso il traguardo finale che è la Pasqua del Signore. Buona Quaresima e buona domenica a tutti.